I classici, come dice Calvino in Perché leggere i classici, sono quei libri che di solito si dice sto rileggendo e mai sto leggendo. In realtà i classici antichi e moderni sono tantissimi, per cui nessuno li può aver letti completamente. E la cosa interessante è proprio rispetto al classico, come ribadisce Calvino in questo suo breve testo, è che è bello leggere i classici anche in età adulta. Leggerli per la prima volta, quando non si è mai letto questo libro, che so, David Copperfield, oppure i romanzi di Balzac dedicati a Parigi, leggerli per la prima volta, il piacere di scoprire. Ma c'è un altro piacere, che è quello della rilettura. Ad esempio, un libro come Pinocchio, che viene letto solitamente quando si è ragazzi, non lo si legge direttamente, ma sono gli adulti che lo leggono ai bambini, la bellezza di poterlo rileggere anche quando si è adulti o persino anziani. L'altra cosa interessante è che il classico è quel libro che pochi hanno letto e che tutti invece pensano di conoscere. Pensano di conoscere perché ci sono le grandi storie del passato, come quelle di Omero, l'Iliade, l'Odissea, Virgilio, insomma, che noi conosciamo in che modo? Beh, attraverso i libri infantili, oppure i racconti fatti dagli adulti, o anche le storie o a fumetti o in altro modo presenti, ad esempio, sotto forma di riassunto nei libri scolastici. Ecco, anche qui in questo caso il classico diventa una lettura per la prima volta ed è questa la scoperta incredibile del classico. Definire che cos'è un classico non è facile. Un classico è appunto quel libro che tutti ritengono sia fondamentale leggere. Tutti chi? Beh, prima di tutto i maestri, i docenti, gli insegnanti, ma anche noi stessi, perché sappiamo che non abbiamo mai letto tutti i classici, ma solo alcuni di questi classici, e ci resta ancora molto tempo per leggere.